qui con coach Matteo Dinelli per commentare la vittoria incredibile dei Guelfi Firenze sui Lazio Marins, ma parliamo anche di quel cappellino, di cosa si tratta? Ciao Matteo, ciao a tutti. Niente, questo cappello è un po' diventato il mio cappello da partita quest'anno, e cappello col simbolo del Jurassic Ball, che diciamo è stato tanti vecchi del football americano italiano lo ricorderanno, è stata una tappa importante per la ricostruzione del football, del movimento nostro in Italia. Fu diciamo un'iniziativa di un bel po' di anni fa, mi pare 2004-2005, io ero sempre in attività, uno dei pochi, e decisero praticamente di giocare questa partita per stimolare tutti i vecchi, tutti coloro che comunque in passato avevano giocato, a rientrare e partecipare al movimento, alla crescita del movimento, eccetera eccetera. E io fui purtroppo l'unico toscano, però fui onorato di far parte di questo gruppo. Giocammo un amichevole al Vigorelli contro Lions, che era un campione d'Italia, ma insomma più che altro servì per ripartire, e quindi lo porto con orgoglio e fiero, ecco, di avercelo e di essere stato parte di quel progetto. Tutto qua. Sicuramente una bella storia da raccontare. Parliamo anche un attimo del 31-6 con cui avete liquidato i laziali quest'oggi. Ma dunque Matteo, a Roma contro il Marins all'andata abbiamo avuto la nostra peggior partita, che, come già ti stavo dicendo, è stata diciamo un punto d'arrivo ma anche un punto di ripartenza. L'abbiamo capito che insomma bene o male non era possibile prestare troppa disattenzione alle partite, anche quando non facevano parte del nostro cartellino, del nostro programma. Ovviamente Marins sono una squadra di valori, una squadra che ha ambizioni, una squadra che insomma stranieri forti, ha un organico ben allenata, ha un organico insomma completo, hanno giovanili forti, sono insomma la squadra più forte del centro sud, deve avere per forza ambizioni di vittoria finale o comunque di ben riuscire anche nei playoff. Noi niente, stiamo migliorando, a casa nostra ci teniamo, siamo orgogliosi di avere questo campo e pensiamo veramente tutti insieme che chiunque voglia venire qua a vincere deve dare il meglio che può, perché noi faremo di tutto perché non accada, e quindi ce le affrontiamo tutte anche senza